Il 27% dei giovani tra i 6 e i 17 anni in Italia è in sovrappeso. Uno su 5 non pratica alcuna attività sportiva. Un dato negativo non soltanto per il benessere dell'individuo, ma che si ritorce anche contro lo Stato. A quest'ultimo, infatti, l'inattività fisica degli italiani costa ben oltre 12 miliardi di euro ogni anno. Noi non ce ne rendiamo conto, eppure è il nostro cervello a richiedere il movimento fisico, non solo per la parte di organismo neurovegetativa, ma principalmente per tenere in buon equilibrio tutte le funzioni associate ad un'ottima salute, come il buon sonno, il buon appetito, i corretti valori di pressione, il giusto tono muscolare, il buon funzionamento del sistema limbico che regola le emozioni e il buon umore. Sì, perché esercizio fisico vuol dire benessere. Ogni sport e attività fisica apportano dei vantaggi all'organismo, permettono di combattere in maniera efficace il sovrappeso e di ridurre la pressione sanguigna e anche lo stress grazie alla secrezione delle endorfine, vere e proprie droghe naturali che stimolano e predispongono il corpo a reagire positivamente a qualsiasi situazione di stress. Chi pratica attività fisica regolare, inoltre, potenzia le proprie difese immunitarie e contribuisce alla prevenzione di alcune malattie anche gravi come i tumori, in quanto l'allenamento agisce positivamente sui diversi fattori di rischio che possono favorirli, come il sovrappeso, gli alti livelli di insulina nel sangue, le basse difese immunitarie, il colon pigro e gli alti livelli ormonali. Esercizio fisico vuol dire anche giovinezza prolungata. Tutti gli sport, infatti, migliorano l'efficacia muscolo-scheletrica del nostro corpo, ritardandone l'invecchiamento. Ma questi sono solo alcuni degli innumerevoli benefici che può apportare una costante attività fisica. A svelarceli oggi sarà il dottor Luca Scandura, specialista in scienze motorie, posturologo e personal trainer. Ben ritrovati con la salute in forma. Inizia una nuova settimana, oggi è lunedì, il giorno perfetto in cui si dovrebbero mettere in atto i buoni propositi, come per esempio iscriversi in palestra e iniziare una sana e regolare attività fisica. Infatti, come sentivate dal nostro servizio di presentazione, spesso l'esercizio fisico regolato favorisce anche la scomparsa o può attutire o può anche prevenire diverse problematiche sia mentali ma anche fisiche. Non tutti sanno per esempio che una regolare attività fisica può anche rallentare notevolmente il processo dell'invecchiamento, ma questo è solo un aspetto frivolo, lasciatemelo dire, tra i tanti che affronteremo quest'oggi con il dottore Luca Scandura, che trovate a fianco mio. Salve, salve a tutti, salve. Salve dottore, il dottore Scandura è specialista in scienze motorie, posturologo e personal trainer. Grazie dottore per aver accettato il nostro invito e per averci ospitato nel suo club. Grazie a voi, grazie. Dottore, prima però di addentrarci nella nostra interessantissima chiacchierata, che svelerà anche tanti piccoli segreti e consigli per i nostri telespettatori, dovremmo però precisare una distinzione che non tutti conoscono tra il termine esercizio fisico e attività fisica, giusto? Sì, sì, sì. Esercizio fisico e attività fisica sono dei termini che sottendono sempre al movimento, però hanno dei concetti di base differenti. Per quanto riguarda esercizio fisico, parliamo di un movimento programmato, organizzato, ripetuto nel tempo, ciclico. Invece, per quanto riguarda attività fisica, parliamo di un evento sporadico, quindi di una serie di contrazioni muscolari che portano sì al movimento, ma in maniera sporadica.
Facciamo un esempio per intenderci. Se io adesso esco da qui, percorro il corridoio, salgo le scale e mi dirigo verso la porta, sto facendo un'attività fisica sporadica e quindi parliamo di attività fisica. Se invece questo stesso percorso lo ripeto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per i prossimi mesi, magari aumentando anche l'intensità e migliorando anche l'efficienza cardiovascolare e cardiopolmonare, allora sì, ho una finalità, ho una ripetitività, ho un'organizzazione, una programmazione e posso parlare di esercizio fisico. È anche vero che se noi alle due parole attività fisica mettiamo insieme attività fisica regolare e attività fisica programmata, allora le due espressioni si equivalgono. Bene, dottore, quindi quando si parla di esercizio fisico programmato, quindi si intende un'attività costante che dura tutto l'anno. Spesso però succede, soprattutto dalle nostre parti, che c'è un po' più caldo, poi complici anche le vacanze estive, che magari in estate c'è questa usanza, mi ci metto in mezzo anche io, di interrompere la palestra, l'attività fisica regolare, come appunto diceva lei, in estate e riprenderla poi in autunno, nei mesi invernali. Quindi come fare, come consiglia lei di fare per non perdere i risultati ottenuti e quindi mantenerli? Assolutamente sì, come l'informazione, anche l'attività fisica regolare non va in vacanza. Io parto da un concetto che l'attività fisica regolare è la nostra pillola del benessere, forse l'unica pillola al mondo che non ha delle controindicazioni. E allora capisco anche bene con buon senso che soprattutto da noi in Sicilia abbiamo quei 2-3 mesi estivi con delle temperature importanti, ma il mio consiglio pratico è quello di magari abbassare l'intensità di allenamento, magari di abbassare gli stimoli allenanti durante la settimana, ma di non fermarsi. Magari ok, ci si può fermare una settimana, 10 giorni, ma se riuscissimo a essere sempre costanti diminuendo l'intensità sarebbe l'ideale. Dottore, che l'esercizio fisico regolare apporti notevoli benefici all'organismo, al corpo, sia a livello mentale che fisico, lo sappiamo. Però nella fattispecie, per esempio, in che modo aiuta a prevenire delle problematiche come per esempio la depressione? Sì, l'attività fisica regolare, l'esercizio fisico hanno degli effetti positivi da un punto di vista psicologico sul tono dell'umore. Ci sono studi che ci dicono che un soggetto che fa regolarmente attività fisica reagisce sicuramente meglio agli stimoli negativi della vita, e oggi viviamo in un mondo purtroppo, in una società sempre più veloce, quindi l'attività fisica ci aiuta a reagire sempre meglio a questi stimoli stressanti della vita. In più ci sono due aspetti fondamentali da tenere in considerazione. L'attività fisica regolare migliora l'autoefficacia e l'autostima del soggetto che la esegue. Autostima intesa come quella presa di consapevolezza dei propri beni, delle proprie possibilità, e autoefficacia invece intesa come la presa sempre di coscienza, di consapevolezza delle proprie capacità nel risolvere un problema o nel adottare un determinato comportamento che poi porti al successo. Quindi assolutamente strapositiva da un punto di vista psicologico. Quindi appunto, però non solo dal punto di vista psicologico, non tutti per esempio sanno che l'attività fisica regolare può anche aiutare a prevenire delle problematiche serie fisiche come l'aterosclerosi, l'osteoporosi, ma anche il diabete, giusto? In che modo? L'attività fisica regolare è innanzitutto prevenzione. Prima che guardare all'estetica, prima che guardare al corpo, dobbiamo guardare alla sostanza. Quindi l'attività fisica, come hai detto benissimo tu, Daniela, è prevenzione. Inquadriamo singolarmente questi tre casi. L'aterosclerosi è una malattia multifattoriale e degenerativa che colpisce i vasi di medio e piccolo calibro. In questo caso parliamo di coronarie. Le coronarie sono quei vasi che apportano il nutrimento al cuore. Dapprima si manifesta con una deposizione di grassi nelle pareti delle arterie.
Poi pian piano, se purtroppo il soggetto non ascolta le parole dei professionisti del movimento e non ascolta le parole dei medici, questi depositi di grassi possono diventare anche delle placche di grassi con conseguente minore apporto di nutrimento al cuore, perché avviene un restringimento del lume, quindi del passaggio del sangue in direzione del miocardio, che può portare anche a ischemia cardiaca che comporta purtroppo un quadro clinico chiamato angina pectoris, che a sua volta, se queste placche diventano dei trombi, purtroppo si va incontro anche a infarto del miocardio. Ora, dove interviene l'attività fisica regolare? Si è visto che un'attività aerobica di medio-alta intensità eleva i livelli di HDL nel nostro organismo. Colesterolo buono. Bravissima, ecco, l'HDL è quello che noi chiamiamo, per intenderci, il colesterolo buono. Il colesterolo buono, l'HDL, ha la sua funzione è quella di trasportare, di portar via dai tessuti periferici il colesterolo e quindi nel nostro caso anche delle arterie e delle coronarie. Quindi in maniera intuitiva possiamo assolutamente dedurre che fare un'attività fisica di medio-alta intensità aerobica aiuta a prevenire l'accumulo di grassi nelle pareti delle arterie, poi successivamente previene ovviamente ischemia del miocardio, angina pectoris e anche infarto. Per quanto riguarda invece il diabete, parliamo delle due tipologie di diabete più comuni, e quindi parliamo di diabete di tipo 1, insulino dipendente, e diabete di tipo 2, insulino resistente. Per quanto riguarda il diabete di tipo 1, insulino dipendente, che cosa accade? Che purtroppo nel nostro organismo avviene una distruzione immunomediata delle cellule beta del pancreas, che sono le cellule adibite alla formazione dell'insulina. Quindi, se questa insulina io non riesco a produrla, la devo iniettare dall'esterno. Perfetto. Ora, si è visto che l'attività fisica regolare, in questo caso, migliora la sensibilità insulinica e quindi ne riduce il fabbisogno dall'esterno. Fantastico. Per quanto riguarda invece il diabete di tipo 2, quello insulino indipendente, che cosa accade? In questa tipologia di diabete non è la problematica la mancanza di insulina, però purtroppo il nostro organismo ha difficoltà nell'utilizzarla. E allora si è visto che l'attività fisica, migliorando il trofismo muscolare, a sua volta il trofismo muscolare migliora la sensibilità insulinica. Anche qua grande successo dell'attività fisica regolare. Osteoporosi, una riduzione quantitativa della massa ossea nel nostro scheletro. Colpisce per lo più le donne. Colpisce, sì, soprattutto dopo una certa età. E allora essenzialmente l'attività fisica regolare agisce in due modi. Il primo, la contrazione muscolare di per sé migliora la massa ossea. Secondo punto, e questo ancora più affascinante, è il fatto che il nostro scheletro, le nostre ossa, si comportano come un cristallo piezoelettrico. Che cosa accade? Che attraverso l'attività fisica si trasforma energia meccanica in energia elettrica, stimolando gli osteoblasti. Gli osteoblasti sono quelle cellule che sono deputate alla formazione del tessuto osseo. In maniera pratica, come accade tutto questo? Soprattutto in esercizi che riguardano il calpestio, quindi parliamo del camminare eventualmente scalzi su un tapirulan o di una pressione del genere. Ovviamente tutto questo ha un ottimo effetto piezoelettrico, ma è giusto e sacrosanto che il trainer di circostanza controlli che il tutto venga eseguito in maniera corretta. Benissimo, grazie dottore. Ritornando un po' a ciò che dicevamo nel nostro servizio di presentazione, c'erano dei dati un po' allarmanti. Si diceva infatti che ben il 27% dei giovani tra i 6 e i 17 anni in Italia è in sovrappeso, 1 su 5 non pratica alcuna attività sportiva, ma adesso le leggerò alcuni dati ancora più preoccupanti, perché un italiano su 3 intanto è in sovrappeso,
mentre l'obesità è diventata una problematica, diciamo una vera e propria epidemia mondiale. Si pensi che solo nel 2015 sono stati ben 4 milioni le persone che hanno perso la vita nel mondo per problemi correlati all'eccesso di peso, dottore. Mi conferma questi dati e qual è la sua esperienza? Purtroppo Daniela, te li devo confermare. Purtroppo sì, ahimè, per uno che ha il movimento nel cuore sono dei dati drammatici da apprendere, però purtroppo sì. Allora, io sono una persona estremamente positiva, quindi ritengo che a tutto ci sia una soluzione. E allora io darei tre punti su cui lavorare, su cui i nostri telespettatori possono lavorare. Il primo innanzitutto è sport e attività fisica regolare, monitorata e programmata. Sport intendo qualsiasi tipologia di sport, parliamo di calcio, di pallavolo, di basket, scherma, nuoto, l'importante è muoversi. Quando parlo di attività fisica programmata e organizzata, parliamo di affidarsi a un esperto, a un professionista, per effettuare almeno 3-4 sedute di allenamento a settimana. E questo è il primo punto. Il secondo punto, sicuramente si può lavorare sugli stili di vita, ma dalle piccole cose. E quindi partiamo dal presupposto, magari raggiungere il proprio posto di lavoro, la propria palestra, il proprio club, la propria scuola, camminando, andando in bici anziché utilizzare le auto. Oppure se mi trovo davanti a un bivio con scritto scale, ascensore, magari prendo le scale. Oppure quando sono a casa con i miei genitori, con i miei figli, con i miei amici, finisco di pranzare, cenare, ebbene lì anziché fare tavolo, divano, TV e letto, magari aiuto chi ha i miei commensali a sparecchiare, a riordinare il tutto e quindi mi muovo anche lì. Ma il punto è questo, che sono tante piccole cose che messe insieme fanno davvero la differenza. E poi per ultimo, ma non sicuramente per ordine di importanza, come terzo punto, bisogna tenere sotto controllo l'alimentazione, fare una alimentazione adeguata e equilibrata. Bene, quindi comunque aiutare circa un quarto d'ora i familiari a sparecchiare e lavare i piatti può far felici loro e anche essere utile a noi. Prendiamo nota, sì. Quindi. Dottore, quando si parla di esercizio fisico, però non tutti sanno e comprendono che il programma è individualizzato. Due soggetti che possono presentare le stesse caratteristiche, le stesse esigenze, invece hanno bisogno di cose magari nettamente opposte, giusto? Sì, assolutamente sì. Magari si presentano al club due persone apparentemente simili, ma poi in realtà il programma di lavoro deve essere per forza individualizzato e differenziato. Parto da un postulato, parto da un concetto, che un programma di allenamento è un'opera d'arte. È come un vestito messo lì su misura. E quindi basti immaginare che se io somministro un carico esterno a due soggetti più o meno simili, sicuramente il carico interno e quindi la reazione dei due organismi sarà sicuramente differente. Ma dirò ancora di più. Se io somministro uno stesso carico esterno alla stessa persona oggi e poi somministro lo stesso carico dopo due giorni o in un momento diverso della giornata, sicuramente l'organismo di quel soggetto reagirà in maniera completamente diversa. Quindi assolutamente il programma deve essere individualizzato ad personam. Allora, adesso le pongo una domanda che sicuramente le porranno tutti coloro che vengono al club, soprattutto in questo periodo, perché si sta avvicinando ovviamente la stagione estiva. L'estate. E quindi tutti vogliono fare tutto di corsa, vogliono recuperare il tempo perduto. Come fare a dimagrire velocemente, però in modo salutare?
Certo, tutti in questo periodo vogliono essere belli, snelli, tonici e pronti già per l'estate, quasi chiedendo un miracolo. Ancora questa facoltà non ce l'abbiamo. Quindi il punto essenzialmente è questo. Io parto dal presupposto che bisogna stare in forma, sentirsi bene, avere cura del proprio corpo tutto l'anno, anche perché fino adesso abbiamo parlato di attività fisica regolare in primis come prevenzione, come salute e poi come fattore estetico. Però capisco bene che soprattutto da noi in Sicilia è bello andare a mare, mostrarsi e quindi mostrare anche un bel fisico. Per quanto riguarda il discorso del dimagrimento, oggi le nuove frontiere scientifiche racchiudono la migliore metodica in una sigla, in un acronimo. EPOC. EPOC non è altro che il massimo consumo di ossigeno post esercizio. Detto in parole povere, non è altro che l'innalzamento del metabolismo basale dopo lo stimolo allenante che ci permette, stando lì a riposo, guardando la TV, di utilizzare come substrato energetico in percentuale importante i grassi. E quindi, in maniera pratica, come si traduce tutto questo? E dove ci sono le possibilità, quindi dove il soggetto lo permette senza controindicazioni particolari, per quanto riguarda il dimagrimento è più consono utilizzare e somministrare un allenamento intenso e poco, con poco volume, anziché stare ore e ore su un tapirulan, su una bike, su un ellittico. Per esempio, delle ottime attività in tal senso sono il treadmill, la fitboxing o il body pump, mette insieme tono e lavoro cardiovascolare. Quindi questo è un dettaglio incoraggiante, perché magari si abbandona il vecchio stile della palestra che si prolunga, sì, per ore. Soprattutto che si adegua agli stili di vita moderni che sono molto frettolosi e frenetici. Bravissima, giusto? Bravissima, assolutamente sì. Tutto questo, per una volta abbiamo un qualcosa di positivo che ci viene incontro, che ci invoglia a fare attività fisica in questa vita piena di frenesia. Se guardiamo il lato del dimagrimento, ovviamente parliamo di un allenamento intenso e veloce per avere maggiori risultati. Bene, dottore, siccome la nostra mission è quella di aiutare un po' chi è che ci segue da casa, e quindi ai nostri telespettatori interesseranno alcuni consigli che lei sicuramente potrà dare, per esempio come affrontare un corretto stile di vita. Sì, già prima ne abbiamo un attimino parlato, quindi di muoversi il più possibile, di evitare di stare diverse ore seduti davanti alla TV, o non in questo caso guardando noi, o davanti ai videogame, scegliere le scale anziché l'ascensore. Questo sicuramente ci può aiutare. Lasciamo altri tre concetti fondamentali, ecco. Parliamo del sonno. Un giorno fatto di 24 ore, tutti i migliori medici consigliano di dormire almeno 7-8 ore al giorno. Quindi fare un buon sonno sicuramente si è visto da studi scientifici che migliora le difese immunitarie, quindi il sistema immunitario. D'altra parte, purtroppo, una carenza del sonno può creare infiammazioni varie, può renderci più stressati, può renderci più suscettibili, può renderci meno proficui e meno loquaci al lavoro. Purtroppo ha tutta una serie di effetti negativi, quindi almeno dormire quelle 7-8 ore al giorno. Altri due concetti purtroppo deleteri e drammatici. Parliamo di alcol e fumo. Si sente parlare, dire alcol, fumo fa male e quant'altro, ma nello specifico capiamo che l'alcol non solo ha degli effetti deleteri nel momento in cui c'è lo stato di ebbrezza, che quella persona, quel soggetto non capisce davvero nulla. Quello che invece purtroppo dobbiamo far sapere e capire ai nostri telespettatori, che il soggetto che abusa di alcol, innanzitutto l'alcol in eccesso va a intaccare il tessuto nervoso e quindi a compromettere anche la sua funzionalità. Quindi capiamo bene la gravità. Per soggetto che fa abuso di alcol rischia ancor più di andare incontro a ictus cerebrale ed infarto del miocardio.
La patologia più grave che riguarda il cuore è la cardiopatia alcolica. Cosa consiste? Consiste in una dilatazione delle cavità cardiache, in una riduzione della gittata cardiaca e quindi con delle conseguenze drammatiche per il nostro organismo. Questo per quanto riguarda tessuto nervoso e cuore, ma l'organo che purtroppo per chi fa abuso di alcol e viene più colpito è il fegato. Il fegato, da prima si può presentare un fegato grasso, poi magari il medico ci dà qualche nozione, qualche input, qualche dritta, però noi lasciamo andare via così le cose. E allora dal fegato grasso purtroppo si può passare una vera e propria epatite alcolica, per poi passare fino a arrivare anche alla prima fibrosi e poi cirrosi epatica con conseguenze devastanti, assolutamente devastanti. Ma l'alcol un po' dove passa fa male, ecco, lasciami dire questo termine, perché sicuramente comporta delle problematiche alla mucosa della bocca, al tubo digerente, ovunque, così come il fumo. All'interno del fumo ci sono delle sostanze, ne elenchiamo semplicemente tre per rendere l'idea, e parliamo di catrame, parliamo di monossido di carbonio e nicotina, dove il catrame è cancerogeno. Il monossido di carbonio si lega all'emoglobina e quindi che cosa accade? Accade che ai nostri tessuti arriva meno cibo, meno ossigeno, meno nutrimento. E poi infine, ma non per ordine di importanza, la nicotina crea dipendenza e quindi fumo e alcol deleteri per il nostro organismo. Bene, dottore, però noi fino adesso abbiamo parlato solamente di esercizio fisico, però è anche vero che per ottenere dei risultati ottimali qualche sacrificio bisogna farlo anche a tavola, qua è la nota dolente. Quanto incide il regime alimentare nel risultato finale di un programma? Allora, io dico sempre ai miei atleti, no? I miei allievi, qualsiasi sia l'obiettivo, che sia dimagrimento, che sia ipertrofia, quindi crescita muscolare, che sia semplicemente stare in forma o una performance atletica, circa il 60-70% del risultato finale lo dobbiamo a una sana e corretta e equilibrata alimentazione. E consideriamo che se posso dare qualche consiglio pratico ai nostri telespettatori, sicuramente l'ideale sarebbe mangiare almeno 5 pasti al giorno per cercare di mantenere una glicemia costante nel sangue. Sicuramente preferire l'acqua a altre bevande zuccherate. Sicuramente magari non abusare dei cibi fast food con salse e salsine varie. Dobbiamo pensare che tutto comunque sia deve essere individualizzato e organizzato. Sorrido perché penso alla mia di alimentazione. Ecco, appunto, magari a casa ci chiederanno per avere questa forma perfetta, magari farà tantissimi sacrifici. Ecco, allora io parto con questa frase: io non consiglierei mai la mia alimentazione. Però c'è un però, vengo e mi spiego. No, io mangio tanto e qualitativamente bene, ma tutto è dovuto al fatto che durante la settimana eseguo 3 allenamenti di Pilates, 3 allenamenti di treadmill, quindi questa camminata perennemente in salita per 45-50 minuti molto intensa, 3 allenamenti prettamente con stimolo muscolare, quindi parliamo di 9 allenamenti a settimana e per forza di cose devo ingerire tantissime calorie. E allora il concetto e il messaggio è: affidatevi sempre ai professionisti del settore, che siano movimento, che sia nutrizione, perché tutto è sempre individualizzato, misurato e mai improvvisato, mai. Bene, grazie dottore per il suo contributo che è stato utilissimo, sarà
utile, spero, anche ai nostri telespettatori, che magari avremmo dato un input per iscriversi in palestra. La nostra puntata si conclude qui, noi ci vediamo lunedì prossimo, però vi ricordo che per qualsiasi informazione avrete a disposizione il nostro indirizzo mail la salute informa@raitv.it. Arrivederci. Grazie, arrivederci.